Bentornati in nostra compagnia di Overture. Questa settimana ci troviamo nella zona sud-ovest della Sardegna, esattamente qua al porto turistico di Porto Scuso. Siamo qua per una interessante iniziativa enogastronomica che si chiama Cucinando sul Mare, promossa dalla società cooperativa Stella dei Mari. Ma prima di addentrarci nel vivo di questa iniziativa, andiamo a scoprire qualche aspetto in più di questa magnifica location. Benvenuti anche da parte mia, andiamo ad approfondire questo territorio, Porto Scuso, il cui nome deriva dallo spagnolo Puerto Escuso, ossia Porto Nascosto. Per conoscere meglio Porto Scuso andiamo nei luoghi più significativi e lo facciamo in compagnia di Demetrio, un grande conoscitore del territorio. Grazie. Allora, dove ci ha portati? Siamo nella tonnara che si chiama Subrano, diciamo che è il primo nucleo del paese che nasce proprio qui all'interno di questo bel posto, dove anticamente c'era tutta l'attrezzatura per la pesca del tonno. Quindi praticamente Porto Scuso nasce tutto intorno alla tonnara, quindi a Subrano. E dentro noi siamo qui dove appunto mettevano tutte le attrezzature per la pesca. Ecco, come funzionava la pesca dei tonni? La pesca dei tonni veniva svolta da aprile sino a giugno e nei mesi prima, diciamo, si preparava tutte le attrezzature per fare questo. Qui dentro appunto ci sono tutti i vari magazzini che raccoglievano queste cose. Al di fuori vivevano gli stagionali e c'erano tutte le baracche, vivevano, vuol dire dormivano anche. Invece quelli di Porto Scuso che lavoravano in tonnara andavano a mangiare a casa, a dormire a casa, eccetera. Oltre alla pesca dei tonni è rinomata la ricerca del corallo. Del corallo che veniva pescato fra Porto Scuso e Carloforte, quindi veniva custodito nella torre. Poi la torre appunto nasce dopo la tonnara per proteggerla dalle incursioni dagli arabi, diciamo, che venivano dal Maghreb, cioè dal Nord Africa, Tunisia, Marocco, eccetera, venivano a depredare. Quindi la torre in un secondo tempo è stata anche armata, cioè era armata. Ci siamo spostati in un altro punto molto significativo della tonnara Subrano e Demetrio ci illustra le barche che venivano appunto utilizzate per la pesca dei tonni. Esatto. Allora, siamo sull'arsenale costruito nel 1870 proprio per raccogliere queste barche che sono molto importanti, che si chiamano i vascelli. Quello che vedete appunto è un vascello originale dove venivano caricati i propri tonni, e queste posizioni, come sono messi in questo momento, così cadevano a mare. E qua si respira proprio la storia di questo magnifico territorio. Demetrio, infatti, ci ha condotti nella parte esterna della tonnara Subrano e qua, proprio qua, alloggiavano i tonarotti, sì. Questa è una tipica baracca del tonarotto dove lavoravano le uova del tonno. Se voi notate, quell'erba che abbiamo lì si chiama l'elicriso. L'elicriso è un'erba molto importante perché sicuramente in questo profumo che si sente, non senti che bel profumo vivo? Io lo sento e spero che giunga anche a casa. Magari, spero di sì. Comunque lavoravano la pancia, il cuore, le uova e io ricordo da ragazzino lungo la via mettevano questi cespugli di elicriso che noi chiamiamo romaniu in sardo e lì poggiavano la pancia, i cuori già salati per finire di asciugare. Sicuramente era un antibatterico quello lì.
Allora, io c'ho in mano questa palla che è stata una matassa dove le donne importavano il cocco, questo è cocco, e lo filavano dentro sovrano e poi facevano le reti, le porte, tutta la parte della tonara che è molto importante. E quindi serviva per tutti gli usi, addirittura lo usavano anche come cinta dei pantaloni. Alle mie spalle la nota torre di Porto Scuso, edificata nel 1577 su uno sperone roccioso a 30 metri sul livello del mare. E questa è un importante esempio di torre costiera facente parte di un sistema difensivo impiantato proprio nell'isola durante il periodo della dominazione spagnola, intorno alla seconda metà del Cinquecento, proprio per contrastare gli attacchi dei barbareschi. Non ci potevamo far mancare delle immagini suggestive proprio dal mare. Qua siamo in compagnia dell'equipaggio EIA SD. Sergio e Daniela, benvenuta. Benvenuti a voi in Sardegna, anzi a Porto Scuso. Allora, in questa bellissima giornata soleggiata ci vogliamo fare questo breve percorso dove tu ci illustrerai, ci farà un po' da cicerone. Certo, ci provo. Allora, intanto alle nostre spalle cosa abbiamo? Alle nostre spalle abbiamo l'antica tonnara, che risale al 1870. Quelle che vedete là dentro sono le antiche barche, i vecchi vascelli, che venivano chiamate bastarde. Erano le barche dei Tonarotti. Quindi un sito che fa un po' la storia, insomma, del posto. Direi di proprio di sì, sì sì. Vogliamo parlare un po' del vostro equipaggio, della vostra flotta, chiamiamola così, di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di escursioni in gommone, facciamo vedere ai nostri ospiti le zone più belle del Sulcis Iglesiente, li accompagniamo con una guida turistica che poi mi diretto io, diciamo così, e gli spiego un po' quello che è la storia della zona. E noi siamo grati di avere questa ottima guida turistica. Grazie a voi. Da qua abbiamo una bellissima visuale dell'acqua cristallina, delle calette incontaminate e delle spiagge. Sì, esatto, qua alle nostre spalle abbiamo proprio la caletta, che è una piccola spiaggia frequentata prevalentemente da bambini. Proseguiamo per le lunghe coste sabbiose. Daniela, dove siamo giunti? Siamo arrivati a Porto Paglietto, una spiaggia, questa è frequentata soprattutto da giovani e da turisti, mentre l'altra è dedicata ai bambini, questa è dedicata a una fascia un pochino più adulta. Cucinando sul mare ha visto l'amministrazione comunale vicina che ha collaborato al progetto, un progetto che promuove anche l'economia del territorio. Sì, Cucinando sul mare è arrivata la quarta edizione e vede il comune di Porto Scuso il principale sponsor di questa manifestazione che serve per promuovere le particolarità enogastronomiche del nostro territorio, di Porto Scuso in particolare, ma anche di tutto il territorio. È una manifestazione non solo enogastronomica, ma ci sono spettacoli di ogni tipo, abbiamo musica live, eventi culturali. Sì, è una kermesse diciamo molto variegata che consente ai molti turisti e visitatori qui presenti a Porto Scuso di passare tre giornate appassionate con dello spettacolo, una buona cucina. Richiama molti visitatori, ci sono anche personaggi VIP, Rai. Sì, ci sono dei personaggi noti perché sicuramente richiamano
anche la presenza di altri turisti che stanno nelle località vicine, perché Porto Scuso è un borgo interamente sul mare con tante bellezze da scoprire, bellezze naturali, e quindi questa è sicuramente un'occasione per essere qui presenti e godere di questo bello spettacolo, sia in senso musicale e di intrattenimento, sia anche di bellezza naturalistica. Per chi volesse trascorrere qua le vacanze, lei che è il primo cittadino, quali posti consiglia? Cosa non ci si deve assolutamente perdere di Porto Scuso? Beh, non ci si deve assolutamente perdere la Tonnara, che diciamo è il primo punto da dove è nato Porto Scuso. Porto Scuso è nato dalla pesca del tonno, c'è questo bellissimo stabilimento tra i più grandi e più belli del Mediterraneo, che è tutto da riscoprire con i barconi di un tempo. Poi c'è la Torre Spagnola, che è una delle meglio conservate di tutta la costa sarda, le bellissime spiagge, Porto Paglietto e le bellezze naturalistiche di siti, diciamo, di interesse comunitario, dove si può fare bird watching, cioè vedere delle bellezze naturalistiche che non si vedono di frequente, con delle rarità. E Cucinando sul Mare è un evento che valorizza non solo la cucina e la lunga tradizione enogastronomica, ma un po' tutto il territorio. Esattamente, questa è una manifestazione che è arrivata alla sua quarta edizione e che il comune, come la cooperativa Stella dei Mari, ha voluto fortemente, proprio perché è uno di quei momenti in cui Porto Scuso e tutto il territorio, grazie all'intervento degli chef di diversi ristoranti del Sulcis Iglesiente, appunto partecipano a questo contest molto interessante, che richiama tutti gli anni tantissimo pubblico. Avremo la possibilità quindi di degustare e di vedere all'opera tanti chef e di vedere anche i nostri ragazzi che si esibiranno col duello in cucina, appunto coinvolti in questa manifestazione. Per cui uno degli eventi di punta della nostra estate, che coinvolge tante associazioni locali, noi dell'amministrazione e un po' tutta la popolazione che appunto si ad opera affinché la manifestazione, che quest'anno è stata di 3 giorni, riesca al meglio. Cucinando sul Mare, quarta edizione. La mente, la direzione artistica, qua è lui, Cristian, benvenuto. Grazie, grazie a voi. Una quarta edizione che annovera comunque le 3 precedenti con grandi successi. Sì, sembra un po' presuntuoso dirlo da me, che l'ho creata la manifestazione, però in effetti sì, i numeri ci hanno dato ragione e li stiamo confermando, insomma. Cristian, la cooperativa sociale Stella dei Mari si occupa di formazione e valorizzazione di quella che è la cultura gastronomica. Anche stiamo cercando di poter sviluppare delle situazioni lavorative che ancora vengono un po' trascurate, nel senso che il nostro paese ha vissuto per tanti anni su un polo industriale. Oggi purtroppo la crisi che ha colpito un po' ovunque, qua in particolar modo, si è fatta sentire, quindi ci è venuta l'idea di cercare uno sviluppo e una soluzione in un settore che qualche anno fa era proprio trascurato. Nessuno pensava alla gastronomia, ma tutti alla gastronomia, alla ristorazione, insomma, ma tutti pensavano a fare l'operaio in fabbrica. E quasi sono avvicinati infatti i giovani. Quasi sono avvicinati dei giovani che purtroppo per loro si sono ritrovati in cassa integrazione proprio in seguito a questa crisi, hanno partecipato ad un corso di formazione, sono stati certificati con una certificazione appunto HACCP e oggi dopo 4 anni lavorano nei ristoranti. Insomma, questo è un valore aggiunto, insomma, che l'organizzazione ha dato qua al territorio, con la collaborazione anche poi dell'amministrazione comunale. Assolutamente sì, importantissima, e senza insomma, il supporto dell'amministrazione comunale mai saremmo riusciti a fare una manifestazione del genere, insomma. Quindi
si continua a ringraziare ancora oggi il sindaco e l'amministrazione comunale per il bene che hanno fatto per il paese attraverso questo progetto all'inizio, che poi si è sviluppato in uno spettacolo. Qua ovviamente parliamo di grandi ospiti oltre che di ristoratori che qua si sfidano poi. Assolutamente sì. Diciamo che per avere la giusta risonanza dobbiamo coinvolgere personaggi pubblici, dobbiamo coinvolgere personaggi che amplifichino quello che è il nostro messaggio. Quindi, oltre all'amministrazione comunale, sicuramente vanno ringraziati anche questi personaggi, questi artisti che hanno creduto in questo progetto e lo dico molto serenamente, vengono a darmi una mano, vengono a dare una mano a noi, vengono a noi organizzatori, vengono a dare una mano a tutto quello che è il contesto che gira intorno al progetto Cucinando sul Mare. Ecco, noi vogliamo capire in breve in cosa consiste l'evento, cioè cosa sta accadendo. Sta accadendo una sfida, un contest cooking, nel senso che quest'anno abbiamo voluto riservare solamente a 6 ristoratori il palcoscenico, proprio per dare maggior risalto e utilizzare appunto questo palcoscenico per promuovere la loro cucina, per promuovere le loro attività, perché oltre al prodotto dobbiamo cercare di valorizzare anche quella che il lavoro che c'è dietro, e il lavoro che c'è dietro non lo fa solo lo chef, ma lo fa tutta la struttura che lavora insieme allo chef. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di fare promozione turistica e promozione delle attività di ristorazione attraverso una gara culinaria dove la pietanza che cucinano qua sul lungomare verrà valutata e giudicata da una giuria popolare composta dal pubblico e da una giuria tecnica composta da esperti del settore. E poi conosceremo. Poi coloro che andranno in finale dovranno contendersi il trofeo Cucinando sul Mare grazie a degli ingredienti segreti che loro non sanno. Esatto, loro non sanno, quindi non li dirò nemmeno in questo momento. Sì, questa è una novità di questa edizione. Abbiamo inserito la classica mystery box, dove all'interno abbiamo messo degli alimenti, delle verdure, e loro devono essere bravi a creare attraverso la loro arte, possiamo definirla così, un piatto dove poi i giudici, in questo caso solamente della parte tecnica, valorizzeranno. Certo. Ma loro saranno così sapienti, guarda, da riuscirci, sicuramente poi lo scopriremo. Ma ne siamo certi. Cristian, noi ti ringraziamo, noi proseguiamo il nostro tour qua in questo meraviglioso evento, insomma, cosa dire, e che vinca il migliore e buon gusto in questo caso. Assolutamente sì, grazie mille a voi, grazie a voi. Quale piatto ha preparato per l'occasione e quali ingredienti ha utilizzato? Allora, il piatto che è stato preparato è la fregola al nero di seppia con un col gambero rosso, che è un gambero locale che viene comunque sia pescato qui nelle coste sulcitane. E poi ho utilizzato la fregola, che è una semola, praticamente una pasta, una piccola pasta sfarinata creata appositamente, un prodotto tipico sardo. E la rivisitazione è stata nel farla col nero di seppia, non la classica, diciamo, semola che si trova normalmente. E dopo di quello ho usato due tecniche di cottura, perché una è la cottura a caldo, che è praticamente stata mantecata la fregola con la seppia, e dopodiché sono stati aggiunti dei gamberi, e quasi alla fine, per completare il piatto, ho preparato un piccolo julienne di seppia sbianchita al finocchietto selvatico, che è l'unica erba, diciamo, che troviamo in questo periodo nel territorio, e la colatura del gabbero liquido, che la colatura viene eseguita praticamente con la centrifuga delle teste del gambero. Allora, il piatto che ho preparato è un piatto semplice, è basato su tre praticamente tre portate, tre, tre, tre
tre pietanze in composto di mare e terra, nel senso che il risottino che ho preparato è un risottino nero perla con delle seppiette, la melanzana, tortino di melanzana affiancato al risottino, e come terza pietanza, terzo assaggino, è il pesce spada in crema di zafferano. Un piatto semplice, fresco, con delle basi olio d'oliva extravergine, della cipolla fresca, mentuccia, sale, pepe quanto basta, messo poi, combinato tutto con degli stampini, adagiato sul tavolo, e ha fatto il piatto appunto combinato in tre fasi: il risottino, la melanzana e il pesce spada. Quindi ecco, l'abbiamo chiamato il combi perché è un piatto unico da poter trovare tutto nello stesso piatto, primo, secondo e contorno. Allora niente, io ho preparato appunto una fregola fatta in casa con come ingredienti, ho utilizzato delle nostre risorse, roba locale, quindi abbiamo le cozze di Sant'Antioco, le arselle e i bocconi. Un piatto semplice, non molto elaborato, ma diciamo che comunque volevo ricreare quella che è la nostra cucina, una cucina povera di pochi ingredienti però selezionati in modo particolare. Noi abbiamo preparato una tartare di tonno utilizzando il tonno rosso nostro locale, abbinato a delle croccantezze date con le mandorle sarde. In più abbiamo usato un abbinamento con la frutta, il melone verde e il melone bianco, che sono appunto di questa stagione, e abbiamo fatto una sferificazione di facussa per pulire la bocca dal grasso del tonno. Il piatto che ho preparato è un roll di pane carasau con un ripieno di spigola, gambero rosso, finocchietto selvatico e pinoli. Il tutto avvolto da zucchine, con sopra ancora un filettino di spigola, e associato aveva una bisque di branzino e crostacei. Ho preparato dei raviolini di pane carasau con all'interno una crema di patate e tonno al nero di seppia, e sono stati accompagnati con una salsa chiamata brezza di mare con all'interno degli asparagi di mare e dei piccoli crostacei. I nostri due chef si cimenteranno con questi alimenti e il resto a sorpresa, e parliamo di trancio di tonno, stracchino, zucchine, cipolla bianca, cipolla rossa, carote, prezzemolo, aglio, pepe nero, pomodorini, sale, olio extravergine e naturalmente d'oliva e basilico. Quindi che vinca il migliore, e in bocca al lupo. Via, via il tempo. Gianfranco Fatta! Gianfranco Fatta! E con 158 voti Enzo Locci, per dare... Vieni Enzo, vieni! Bravo Enzo, bravo! Bravissimi, comunque bravissimi!
Ed eccolo qua il vincitore della quarta edizione di Cucinando sul Mare, Gianfranco Fadda con la sua vecchia tonnara. Complimenti, eh? Grazie mille, grazie mille. Insomma, com'è stata questa sfida? Ce lo vuoi un po' svelare? Guardi, sinceramente è stata una sorpresa, in quanto purtroppo da un lato ho lavorato tutto il giorno e in effetti il piatto è venuto fuori solo alle 4 del pomeriggio. Ma l'ultima, la sfida, quella che poi ha completato tutta la gara, quella con l'ingrediente segreto lì, com'è stato? Come l'hai vissuta quando ti sei trovato di fronte a questi ingredienti che non conoscevi? Sinceramente mi sono lasciato trascinare dal coltello. E... Creatività e poi creatività. Sì, esatto. ho preso ciò che avevo per le mani e ho cercato di renderlo appetibile. Ma questo piatto un po' arrangiato, comunque fantasioso, eccetera, potrai metterlo nel menù della vecchia tonnara? Il primo sicuramente sì. Il primo che ho fatto io, secondo me, è un gran piatto, perché aveva un sacco di elementi del posto, il pane carasau, la spigola, il gambero rosso e l'idea di mangiarlo come una pietanza giapponese con un bel brodo di pesce saporito, con un mix di gamberi, spigola, con le bacchette, secondo me può essere abbastanza geniale. Complimenti Gianfranco ancora, grazie. Grazie mille. Giacobbo, la sua è una trasmissione per chi ama scoprire e si dice che non ci sia modo migliore per scoprire un luogo che mangiando. Quindi stasera cosa porterà a casa di questo luogo? Un po' della cultura, un po' della conoscenza, un po' del sapore inteso non solo come quello culinario ma anche come quello della gente, dei rapporti umani. Io penso che il rispetto per i luoghi, il rispetto per le persone venga prima di tutto, e proprio questo rispetto, se venisse applicato in ogni settore della vita quotidiana, risolverebbe molti problemi. Ebbene, questa sera abbiamo visto in una competizione culinaria il rispetto per il territorio, perché abbiamo assaggiato dei piatti fatti con i prodotti del luogo, con la pesca del luogo, con i chilometri zero e con la stagionalità zero. Io mi sono permesso di parlare anche di tempo zero, un neologismo che ho coniato per dire che il nostro corpo ha necessità di mangiare quello che in questo momento la terra ci offre, e quindi il nostro corpo quando mangia non ha solo un'assunzione di calorie ma anche un'assunzione di informazioni, ce lo dice l'epigenetica. Se noi mangiamo a chilometro zero e a tempo zero, il nostro corpo sarà in miglior contatto con quello che ci circonda. Proprio nel libro sull'epigenetica aveva appunto spiegato di come non solo noi siamo responsabili di ciò che mangiamo ma anche di ciò che hanno mangiato i nostri nonni. Sì, ci sono delle tracce genetiche che attraverso l'epigenetica arrivano alla quarta generazione. Noi, i nostri comportamenti nei confronti del cibo, se ci sono stati dei traumi violenti come ci sono stati per esempio nella seconda guerra mondiale, sono ancora dentro di noi. Allora noi dobbiamo imparare a mangiare per tranquillizzare il nostro corpo profondo, al quale non si può parlare con le parole, bisogna parlare in altri termini, il cibo è uno di questi. Dottor Pappagallo, come sono andate le votazioni? Quali gli aspetti principali che avete tenuto in considerazione? Allora, abbiamo tenuto in considerazione l'estetica, senz'altro, la cottura, certi aspetti, per esempio alcuni piatti erano troppo salati, abbiamo tenuto conto di questi aspetti, e poi abbiamo anche tenuto conto dell'abbinamento di nutrienti di base ai fini della salute, almeno per quanto mi riguarda. Nel libro scritto in collaborazione con l'oncologo Umberto Veronesi aveva appunto parlato di come alcuni cibi aiutino a prevenire le malattie e i tumori. Quali sono questi cibi che non dovrebbero mancare nelle nostre tavole? Allora, facciamo una prima analisi. Quali sono i cibi che devi evitare? La carne rossa cotta alla brace aumenta la possibilità di avere un tumore al colon rettale. La quantità di carne che si deve mangiare è intorno ai 400 grammi a settimana, non di più. Poi bisogna fare in modo che nell'alimentazione ci sia, a parte il chilometro zero, ci sia un aumento delle crucifere, che sono i cavoli, i broccoli, le cime di rapa, tutto quello che ha anche un profumo sulfureo, perché è protettivo. Pesce
di un certo tipo di allevamento, eccetera, è molto positivo per tutta la catena degli omega che ti dà. Qual è il pesce che ha più omega? Lo sgombro. Non il salmone, come molti pensano, o il tonno, al primo posto c'è lo sgombro, che non mangia quasi nessuno. Cristian, serata da 10. No. 9. Oh no, 10. Una grande serata, penso sia una grande soddisfazione da un punto di vista di organizzazione anche. Questo è il risultato. Sì, sinceramente poi chi organizza non percepisce tanto se una cosa sta andando bene. Uno va in trance, corre da una parte all'altra. Però mi è sembrato di sì, mi è sembrato che la gente si sia divertita, che c'era un pubblico numerosissimo, insomma, i piatti sono piaciuti a tutti, mi sembra che sia stato un successo. Curiosa davvero è stata la prova finale, la finalissima con l'ingrediente a sorpresa, insomma, è lì la sapienza si è vista. Sì, esatto, era proprio quello, cercare di tirar fuori l'estro del cuoco, l'estro dell'artista cuoco. E siamo arrivati davvero, tanto lo ringraziamo, siamo arrivati davvero in conclusione. Eh sì, siamo in conclusione, io devo dire che fossi stata nei panni dei giurati non avrei proprio saputo chi scegliere, e non è una frase detta di circostanza, ma veramente sono stati tutti bravissimi, hanno veramente deliziato i nostri palati. E noi ovviamente ringraziamo tutta l'organizzazione Stella dei Mari qua, che ci ha accolto in stile davvero sublime, ringraziamo tutti quanti si sono adoperati per la riuscita di questa iniziativa e quanti sono stati disponibili ai nostri microfoni ovviamente. L'appuntamento rimane come sempre il solito. Esatto, per oggi è tutto, vi salutiamo dalla Sardegna.